Siamo live. Siamo live, ecco che ce lo introduce la nostra Eleonora Orlando. Benvenuti e ben arrivati a tutti. Buongiorno Mondo Coach e non, perché come ricordiamo questa è la nostra Talent Coaching TV, ossia il canale che accende il tuo potenziale. Ormai sta diventando un motto e un mantra che continuiamo a riproporvi così che poi magari anche voi possiate ripeterlo in coro. Ciao a tutti e benvenuti. Non so se state già vedendo con chi sono in compagnia, ma oggi con noi Eleonora Orlando. Ciao Eleonora. Ciao a tutti, ciao Katia e grazie per questa grandiosa opportunità. Evviva, allora. Posso già dirlo che sono nervosa, cioè che sono un po' Ma sì, diciamolo, dai, facciamo un autosvelamento come ci insegna la nostra scuola di talent coaching. Allora, per darti il tempo che questa emozione, insomma, fluisca un po', intanto ricordo a tutti che oggi siamo con la rubrica dei talenti, talenti in fiera. Ossia, cosa faremo attraverso e grazie ad Eleonora? Presenteremo il talento di Eleonora che prende il nome di Tarot Coach. E qui c'è tutto un programma che adesso vedrete con l'intervista, perché appunto di solito questa parola ci riporta, no? Già un archetipo, insomma un'immagine, ma oggi chissà che invece vedremo che dietro questo nome c'è tutto e molto di più, o chissà, o forse niente. Andiamo a vedere perché, come sappiamo, no? Nella Gestalt non c'è mai una posizione, non c'è mai, ma che cosa si sta attivando in te. Infatti, mi rivolgo proprio a voi. Ci state ascoltando, vi ricordo che grazie appunto alla diretta potete intanto fare domande dal vivo alla nostra Eleonora, quindi commentate, partecipate nella chat così che noi possiamo rispondervi. E vi ricordo appunto che la nostra Talent Coaching TV è appunto un brand nato da APICA, ossia la nostra associazione professionale italiana Coach e Arte. E sottolineo bene questa parola perché appunto facente parte di quella che poi nasce come associazione, appunto, come ho detto, professionale per tutti quelli che appunto seguono la Talent Coaching GB Academy, ma e tutti quelli che insomma si vogliono proporre in questo campo di coaching. Allora, Eleonora, ci siamo. Com'è andata la tua agitazione? No, Com'è? va molto meglio, va molto meglio, ma anche perché ho degli alleati qui con me, quindi che mi aiutano energeticamente a ricentrarmi. Allora, lo ricordiamo un po', a chi appunto ci sta ascoltando, intanto diamo come ci piace a noi la cornice di questa rubrica. All'inizio, come sapete, noi partiamo con l'identikit del talento. Allora, eccoci che in questa intervista velocissima partiamo con delle domande a questo talento. Quindi in questo momento io, Eleonora, immagino che tu ti dissolvi e parlo direttamente con il tuo talento, ok? Quindi non pensare a quello che devi dire, ma lasciati guidare da quello che lui ha da dire al pubblico, ok? Sì. Poi quando Allora, parto viene così, vai. benissimo. Allora si parte. 3, 2, 1, via. Nome. Tarot coaching. Pay off, ossia sottotitolo. Oltre le apparenze. Luogo e data di nascita. Allora, luogo, direi un posto invisibile tra il mio petto e il mio stomaco. E la data di nascita 2015, in modo più o meno inconscio, a livello un po' più conscio, qualche anno dopo, nel 2020. Se fosse un personaggio famoso, chi sarebbe? Sarebbe Giovanni di Pietro di Oh Bernardone. là là! Tu direi famoso e non lo conosce nessuno. No, allora, è quello che noi conosciamo poi come Francesco d'Assisi. Mi piace invece associarlo alla sua sfumatura più umana, quindi all'uomo che c'è nel religioso. Quindi nomino Giovanni di Pietro di Bernardone perché è quella sfumatura lì che secondo me rappresenta questo talento. E qui rallentiamo un attimo perché insomma abbiamo già aperto, no? Grazie, talento, È la consapevolezza prima della manifestazione, ecco. wow.
E senti, qual è la sua missione, il suo obiettivo? Allora, l'obiettivo è quello di accorciare le distanze tra il conscio e l'inconscio di ognuno di noi. Quindi aiutare a specchiarsi attraverso i tarocchi e vedersi proprio per come si è. E senti, Eleonora, sai che, anzi, senti talento. Sai, sì, che la nostra scuola è una scuola per l'allenamento e le imperfezioni. Sì. Ecco, qual è l'imperfezione perfetta di questo talento? La non specificità, cioè non si muove in un ambito specifico, ma può muoversi ovunque. E dove va? Dove va questo talento? Va ovunque la persona che dialoga con questi tarocchi abbia bisogno di andare, mettiamola così. Non ha una direzione. Mi fai venire voglia già di farti mille domande, ma questo è nella sessione dopo, quindi andiamo veloci, veloci. E senti, quale strumento hai trovato nella scuola o non, insomma, per amministrare questa imperfezione? Cioè, come... Per amministrare questa imperfezione nella scuola ti direi, è un po' il contenimento, il confine, e quindi certo, sì, decisamente. Se uno ti chiede pere non puoi rispondere patate, o non puoi aiutarlo ad andare a trovare le risposte in un campo di patate, mettiamola così. Quindi sta in quello che è la domanda, la richiesta, ok. E invece quale strumento usi per portarlo e diffonderlo nel mondo? Quindi lo stai chiedendo a Eleonora? In questo caso sì, perché ovviamente... ok, allora... Però già che hai fatto questa domanda ne approfittiamo, allora cosa ti chiederebbe il talento e cosa fa Eleonora? Il mio talento mi ha sempre chiesto... di essere totalmente me stessa, quindi con le mie magari anche caratteristiche un po' sopra le righe, e io magari in passato lo contenevo di più questi miei aspetti, questi miei lati del carattere. In realtà quello che oggi riesco ad usare sempre di più, lo sto integrando sempre di più, è proprio questa me stessa che ha una gran voglia di divertirsi, di sbragare se serve, ma che alla fine fa arrivare davvero tutto il potenziale che magari c'è dietro questo strumento. Evviva! Allora finisce così la nostra intervista veloce, ma in verità per rallentare e andarci più nel cuore. Perché sì. Eleonora, poi noi ci conosciamo anche, tra l'altro, in modo, grazie proprio anche a questa lettura, no? In una fiera, insomma. Sì. E poi ti seguo, ovviamente, vedo, e hai detto una parola chiave che è questo divertimento, no? Tu porti davvero questo divertimento con un tema però invece molto particolare e tra l'altro anche molto discusso, perché sappiamo che il termine tarocco già, no, porta in sé tutta una sua storia ancestrale. Ecco, cos'è che invece c'è in questo tarot coach? Allora, gestaltico. Grazie per questa cosa, perché mi dà veramente la possibilità di far fare magari anche un giro proprio esplorativo a chi ci guarda rispetto a ciò che i tarocchi rappresentano di solito per chi li conosce. Di solito si pensa ai tarocchi e quindi alla cartomanzia come modo di utilizzo appunto dei tarocchi, pensando ad un modo per trovare delle risposte circa il futuro. Quindi io vado dal cartomante e il cartomante risponderà dicendo: nel tuo futuro succederà questo. Ok. Poi ho scoperto invece una cosa nuova che si chiama tarologia, nasce da quel matto, quell'altro matto più matto di me, di Jodorowsky, e scopro appunto la tarologia, che è un modo per utilizzare i tarocchi in modo più introspettivo, ma che soprattutto utilizzando un po' la struttura archetipale già pensata da Jung, adattandola poi agli archetipi dei tarocchi, ti aiuta proprio a fare un'esplorazione del tuo qui e ora. E quindi prima di tutto ci riprendiamo la responsabilità di crearlo quel futuro lì, cioè anziché andare ad interrogare quel futuro, dimmi cosa mi succederà. In questo caso, in realtà diciamo: ok,
queste sono le energie in campo, queste sono le cose che mi si muovono grazie alle carte che io ho pescato dal mazzo. Verso cosa posso andare? Qual è il mio senso rispetto alla tematica per cui sto chiedendo? E cosa mi muove? E dove posso andare? Quali sono i blocchi? Quali sono le risorse? Integrato, e poi finisco con questo giro, perché abbiamo detto cartomanzia, tarologia, ci aggiungo il tarot coaching, e qui per me è stato fondamentale veramente anche l'intervento della scuola, e non solo, ma la scuola in modo proprio primario, lo stare un passo indietro. Quindi non ti rispondo io rispetto a quello che è il tuo presente, ma grazie a delle domande che io ti farò rispetto alle carte che tu sceglierai, starò un passo indietro a te. Non ti dirò io quello che vedo, perché semplicemente ho studiato le carte, ho studiato i significati dei tarocchi, ma io potrei far vedere questo tarocco a tutti, meraviglioso, il sole, e io potrei notare, tu potresti notare questi due in una relazione meravigliosa, qualcuno potrebbe notare il sole e potrebbe avere un significato diverso, un altro dietro potrebbe pensare ai suoi progetti perché vede questa costruzione sullo sfondo. E allora capisci come sapere quello che ho studiato mi aiuta magari per indirizzare le domande in una certa direzione, però di fatto sto un passo indietro a chi porta la domanda. Non so se sono stata chiara. Wow, no, hai introdotto tra l'altro un sacco, no, di strumenti che appunto, soprattutto nel primo anno della nostra scuola, si vanno a sviluppare, a imparare, insomma, imparare non è un termine che risuona con la nostra scuola, però integrare, esatto, ne prendiamo, perché appunto intanto mi sembra di comprendere come le domande, no, le domande gestaltiche, quindi in verità uno viene a farti una domanda, ma mi sembra di capire che sei tu che poi interroghi lui, giusto? Sì, soprattutto nella fase iniziale, perché di solito avviene proprio in questo modo la sessione. C'è appunto un momento di centratura iniziale, faccio pescare dal mazzo delle carte alla persona che insomma si rivolge a me, e da lì partono le domande in base alle carte che sono state pescate, e le domande sono proprio delle domande di senso molto personale, quindi che cos'è questa per te, che sensazioni ti dà, a cosa ti fa pensare nel tuo momento presente. Da lì poi si iniziano magari anche degli esercizi veri e propri, delle tecniche vere e proprie di, non so, ad esempio, raccontami una storia con quello che vedi. Caspita, mi sembra, com'è, mi viene un'intervista, cioè una domanda fuori, no, dal contesto, non fuori dal contesto, ma perché mi sembra, è forte, no? Questo talento mi arriva con una forza, nel senso che sai, dove c'è una strada già tracciata, tipo appunto una persona, un cliente, o comunque quando si parla di tarocchi, penso che quasi il 90% delle persone si aspetta che io vengo a farti, come hai detto tu, una domanda e tu mi rispondi, no? Sì. Come viene comunicato questo? Perché immagino, no, che se io, come hai detto prima, se io vengo, ti chiedo una pera e tu mi dai una mela, dico, ma esatto, cosa succede, no? Allora, l'istruzione al ruolo è fondamentale. altro elemento che si impara. Ma perché effettivamente, sai cosa? Magari alcune cose le avevo già in me, ma la scuola mi ha proprio fatto dire, ecco, è quella roba lì quella che faccio, è l'istruzione al ruolo. Così è stato l'incontro. Va bene, stavo dicendo, l'istruzione al ruolo è fondamentale proprio perché è in quella fase che io, prima di tutto, invito ad andare sulla pagina del mio sito in cui parlo della tarologia, del tarot coaching, e poi do proprio delle, come dire, sai già di che cosa mi occupo, sai già che cos'è la tarologia, spiego, dopodiché le persone, devo dire che finora, ecco, noto questa tendenza, non nuova, ma mettiamola così, sì, più recente, perché prima la vedevo meno questa cosa, quando le persone sono affascinate dall'idea di guardarsi dentro molto più che di avere delle risposte che magari hanno sempre avuto prima, ma poi non se ne facevano niente perché erano le risposte di qualcun altro, capisci? Non nascevano da loro. Quindi l'istruzione al ruolo
Forse se mi contieni nelle risposte, perché io vado. Vai. Sai che appunto è un altro strumento che si impara nell'interrompere il cliente, ma tu vai che... Quando non ha più senso mi fermi tu. Sì, ma sai cosa? Che mi verrebbero milioni di domande a quello che poi, no? Perché allora mi viene proprio anche da chiederti, no? Ma... detto così, internos, intanto saremo io quelle... esatto, no? Vai. Ma c'è un casotto che ti ha fatto combinare, cioè proprio una roba che dici, Madonna, adesso da qui come cacchio ne esco, che gran casino che ho fatto. Perché comunque parliamo anche, no, di insomma archetipi e energia, no? Certo. Credo che all'inizio ci sia stata anche un po' una sperimentazione. Esatto, infatti ti direi adesso in questa nuova forma più evoluta mi viene da dire non mi sovviene nulla. All'inizio forse, ma dovrei chiedere a qualcuno se gli ho sfasciato la vita, non mi sono arrivati questi feedback fino ad ora, però mi dai la possibilità di... No, non c'entra nulla, quindi andiamo avanti. Dai, dillo, tanto siamo tra noi. No, mi è venuto in mente l'inizio, perché... In realtà ci sono stati una serie di elementi che si sono, come dire, messi sul mio cammino, per cui poi ho appunto iniziato ad avvicinarmi allo strumento dei tarocchi. Però mi ricordo che la messa proprio in pratica, quindi iniziare ad esercitarmi, è scaturito dal fatto che mi ero presa una scuffia pazzesca per una che amava i tarocchi. E quindi io no, confessioni del talento, attenzione, guarda, ci sono infatti un sacco di persone che si sono collegate adesso. E tra l'altro, no, adesso mai successo nulla, però è diventata una delle mie più care amiche, quindi comunque ha sicuramente generato qualcosa di molto, molto proficuo, ecco, nella mia vita, di contributo, però mi hai dato veramente la possibilità di farmi venire in mente questa roba qui che oggi quando ci penso mi diverte tantissimo, ma io glielo dico anche. Ma incredibile come già, no? Quindi questo talento si stava già muovendo con i segnali dell'universo. Sì, assolutamente. Senti, mi colpisce la data, no, d'inizio. Andiamo un po' in esplorazione dell'intervista veloce, rallentiamo un pochino. Hai detto 2015, ma proprio se devo pensarci poi 2018. Sì. Di solito quando nasce, cioè quando un talento nasce magari a volte con noi da subito, o forse negli anni, appunto. Sì. Ogni espressione ha la sua. Però di solito di fronte alla nascita c'è sempre una storia da raccontare, no? Ecco, sì. Oltre questo grande inizio, mi sembra, perché questo era proprio agli albori, ma quando è che proprio è nato? Ma allora, è nato quando ho scelto, o meglio, quando ho iniziato il percorso di scelta rispetto a quella parte di me che un po' rifiutavo. E quindi il 2020, ho detto, non era 2018, era 2020, il 2020 è stato un anno, beh, diciamo a livello direi proprio planetario, un anno più che particolare, mi verrebbe da dire. Sì, lo dico particolare perché per me in realtà poi ha mosso così tanto che io sono grata, spero di non ferire la sensibilità di nessuno se dico questo, però sono grata per tutto quello che insomma ha generato in me quel periodo. E quindi io ero ancora in una, diciamo, nella mia vita precedente, una vita molto impegnativa, facevo la manager in una compagnia aerea, quindi totalmente diverso, e nel frattempo iniziavo a sviluppare delle passioni. Ce le ho sempre avute un po' lì, però le lasciavo respirare poco e mi concedevo anche poco tempo per farle respirare. Il 2020, tu dirai, quindi nel 2020 hai avuto più tempo? No, ne ho avuto anche meno. E lì arrivare proprio a raschiare il fondo del barile, quindi non avere proprio neanche più un briciolo di spazio per far respirare quella me che stava venendo fuori, mi ha fatto dire, sai che c'è? Adesso hai bisogno di dedicarti di più a quelli che sono i tuoi talenti. E in questi talenti c'era anche il tarot coaching. Da lì, quindi, ho fatto una scelta importante, una volta dicevo drastica, oggi dico importante, di cambiamento, quindi
mi occupo di questo, tra le altre cose, perché ne faccio anche altre, però mi occupo di questa cosa, ho lasciato la mia vecchia vita, adesso ho rimesso un piedino anche in quella vita lì, ma in modo diverso, e quindi c'è un'integrazione. Sì, questo non lo sapevi, è una novità. Infatti, mi stai facendo vedere, no? Come anche al pubblico, credo che ci stia seguendo, come a volte, no? Un'interruzione che ci porta poi a manifestare i nostri talenti, ci fa rientrare in quella che è la nostra vita, che era la nostra vita, quindi a volte succede, no? Che nei cambiamenti si dice, ah, ma non ero così, no, non era. E infatti ti avrei chiesto quanto, no? Hai parlato dell'hostess la manager della compagnia. La manager, scusa, sì, è vero. Della manager. Allora, appunto, quanto nei tarocchi? Ah, sì. Quanto, no? In questa insomma, nuova missione. Che bella domanda. Allora, ti posso dire che mi ha portato delle difficoltà il rifiuto di quella figura lì. Ecco. Questo sì, all'inizio sì, perché rifiutavo, ah no, non ero più felice, non respira più con me, quindi rifiutavo. In realtà, che cacchio, c'erano dei grandiosi talenti anche lì, quindi adesso mi sta molto aiutando sia a livello di, in generale per la mia attività di pianificazione, di crescita, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, per quanto riguarda, sì, anche per quanto riguarda il tarot coaching, la sto facendo con te, anche per quanto riguarda il tarot coaching, proprio le sessioni, effettivamente, anche lì c'è una sorta di pianificazione, noi lo sappiamo bene, le fasi della sessione, sappiamo bene quali sono, e direi che sì, forse sono facilitata proprio dal fatto che ero già abituata a fare questa cosa. Esatto, sì, bello, bellissimo, sì. No? Cioè, no, grazie per la delle domanda. Parti. C'è un'integrazione delle parti, no? Si arriva a questo, perché appunto di solito, come l'hai spiegato bene tu, rifiutiamo, no? Ah, allora non ero quello, ma chissà quanto in quello c'erano dei talenti, no? Esatto. Hai parlato di tanti talenti, quindi sei poliedrica poi. Ho parlato di tante cose, poi grazie che mi rimandi che siano talenti, riguarderò la registrazione appunto e poi trasformo, va bene. Sì, perché in verità in questa intervista arriviamo poi a scoprirci anche un po' noi, no? Davvero è stata ideata così, diciamo, seguendo delle linee intuitive, ma mi accorgo che proprio anche il coach fa un'esperienza, no? Sì. Che poi, cari telespettatori, video telespettatori radio, è un po' questo il fil rouge che collega un po' tutta la scuola, no? Nel senso che si va proprio in esplorazione, portiamo anche il cliente stesso a esplorare, per come ha detto Eleonora, che lei l'ha unito a questo strumento importante così come i tarocchi, ma dove appunto è meraviglioso vedere come sia la persona, incuriosirsi di se stesso. Infatti oggi è stato bellissimo, anche tu stessa ti incuriosivi, quasi ti stupivi, è davvero un dialogo con questo talento. È vero, è verissimo, sì, io dialogo con tutte le energie in campo, assolutamente. Senti, ma se fosse seduto lì, no, vicino a te? Ok. Esatto, prova, dai, con te mi sbottono, proviamo a sperimentare, dai. Va bene. In un dialogo, ecco, che cosa avresti, intanto qualcosa da dirgli o da chiedergli, o appunto, cosa gli diresti? Grazie, banalmente grazie glielo direi, perché poi ovviamente aiuta molto anche me questo strumento, quindi qui si fa del gran self coaching, ragazzi, E poi direi che forse porteremo avanti la nostra missione di ridare credibilità a questo grandioso strumento che è stato un po' depotenziato. Non andiamo a fare riferimenti storici, eccetera, eccetera, però è stato depotenziato e oggi purtroppo
risulta per alcuni quasi un mostro di cui avere paura, e in realtà sono delle immagini colorate con dei simboli e dei numeri che hanno un grandioso potere evocativo. E quindi io e te, guarda, ce l'ho qua, lo vedo qui nella sua forma fisica, io e te smantelleremo quelle robe lì. Boh. Wow, questa è una sorta di rito. Sì, lo è un po' un atto psicomagico, è vero. Un atto psicomagico come appunto Jodorowsky, poi Jodorowsky. Era proprio, hai citato tra l'altro Jodorowsky, Jung, insomma tutte persone che hanno davvero dato, no, un sapere non solo energetico, ma davvero umanistico, quindi di consapevolezza. Allora, diamo due informazioni. Intanto, chi non è riuscito a seguire la diretta può iscriversi al canale YouTube e rivederci in diretta, in differita, insomma, quando gli è comodo, perché questa Talent Coaching TV in verità è un po' una TV che si può mettere in tasca. Noi ci piace un po' definirla così, no? Perché Gabriele, tra l'altro, Baroni, presidente della scuola della Talent Coaching Academy, aveva fatto anche tutto un percorso, vieni a correre con me, quindi, come dire, no? A volte ci mettiamo le cuffie, andiamo a correre, a camminare, insomma, in questa vita che è perennemente in movimento, anche perché questa TV è proprio la TV del cambiamento, no? E cioè, cosa vuol dire? Ma non che cambia, ma che ci aiuta a stare in quel cambiamento che ogni tanto, come dicevamo, no? Si resiste oppure no. Lo dicevamo prima dell'intervista, ma sappiate che noi prima dell'intervista ci siamo fatti una piccola chiacchierata con Eleonora. Bene, e poi tutte le iniziative che partiranno con appunto la Talent Coaching, perché questo mese c'è il nostro Maggio Apica, che è questo percorso di formazione per appunto i professionisti coach, insomma tutta un'associazione da scoprire, perché si muove ovviamente con la particolarità che è quella della nostra scuola. E senti, Eleonora. Sono qui. Eccoci qua. Allora, abbiamo esplorato il nostro talento, stiamo andando quasi a conclusione di questa intervista. Peccato, va bene, non andiamo in confluenza, però peccato. Stavi prendendo gusto, ecco. Sì. Ci sono stati dei commenti, che bello, insomma, molto. No, non ci sono delle domande, ecco, però ci sono. Se avete poi voglia di farmi domande, sapete, insomma. Abbiamo ancora questi due minuti che di solito nella nostra coaching è di post contatto, quindi se qualcuno ha qualche domanda da fare, ecco, si può, come vi dicevo, la magia della diretta appunto è poter intervistare direttamente questo talento. E senti, Eleonora, allora abbiamo esplorato la sua data di nascita, il suo grande il suo personaggio non l'abbiamo così esplorato, perché è un personaggio famoso, ma forse c'era un mondo. Ecco, tu come Eleonora, sì, cosa aggiungere? Vorresti aggiungere qualcosa? Vorresti dire qualcosa? Sì. Aggiungo una cosa che aggiungo molto spesso alla fine di, insomma, interventi, video. Allora, non credete ad una parola di quello che dico. Quindi, credete a quello che risuona in voi. Cioè, non prendete, ma questo vale per tutti, non prendete per vero quello che vi dice Eleonora, quello che vi dice chi vi fa una lettura di tarocchi dove voi siete zitti e loro leggono e basta. Cioè, non bevete tutto, non beviamoci tutto quello che ci viene detto. A volte incontreremo qualcosa che ci verrà detto e ci risuonerà in modo particolare e quella sarà la nostra verità. Altrimenti, cioè, fatevi sempre delle domande, mettete sempre in dubbio quello che vi viene detto. E, insomma, siate curiosi. Non so, mi è venuta tutta questa spattafiata. Senti, Eleonora, ti chiedo una cosa io, perché, no? Allora, hai voglia, e se si può, ovviamente, concludere questa intervista con un tarocco? Ma certo! Assolutamente! Allora, va bene, ti chiedo, Katia, di concentrarti proprio 3 secondi, tanto c'è questa meravigliosa energia che stiamo muovendo. Ok? Diamolo proprio per questa intervista, per Radio Call, per Talent TV, ecco. Okay. Per Talent TV e questa fiera dei talenti che continua a viaggiare.
Wow! Il Papa. Bella là! Sì, il Papa che torna, tra l'altro, perché già ricordo che Gabriele, non ricordo in quale occasione, però aveva parlato di questo tarocco, torna ed è una meravigliosa carta che parla... Beh, qui dovrei chiedere a ognuno cosa dice a te, ma qui in questo caso faccio io da, come dire... Da tramite, da... Eh sì, perché sei il talento in persona, quindi ecco. Chiediamo dire... Anche dice... perché siamo una molteplicità, quindi di solito non so, no? Esatto. Sì, ci, quindi facciamo che da talento si stia parlando proprio alla TV. Esatto, allora vi dico che questo meraviglioso tarocco che è il Papa ha innanzitutto già a guardarlo un'energia proprio quasi di benedizione e ti accompagna in qualche modo dalla, da un momento ad un altro, è come se fosse un ponte, Papa, Pontifex, ti porta da un posto all'altro, quindi è la creazione che diventa azione, la creatività che diventa azione, quindi la trasformazione. Probabilmente, visto che l'abbiamo pescata per questo contesto, per questa intervista, per questa TV, probabilmente questo significa che io, Eleonora, tu Katia e la TV in generale, e voi, per... e voi ovviamente, tutti i telespettatori, non sono abituata al format, scusate, stiamo proprio facendo un passaggio da una fase a quella seguente. Ovviamente e allora, e allora chissà chi vedrà questa intervista e che non sia davvero nel momento preciso ed adatto e perfetto per quella che sia la vostra trasformazione. Eleonora Orlando, Talent Coach, noi siamo la Talent Coach in TV, il canale che accende il vostro potenziale, il nostro grazie potenziale. Alla prossima! Grazie, ciao! Grazie Eleonora! Ciao, 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 grazie!